ipnosi regressiva con le telecamere, beh, vi rendereste conto che questa è una, moltiplicate per 100 un film di Dario Argento. Quando l'addotto è lì, che sta raccontando di come l'alieno lo sta esaminando da un punto di vista chirurgico, e gli ficca nell'occhio destro un bisturi che gli va a entrare nel cervello, e il soggetto comincia a piangere dall'occhio destro, mentre è in ipnosi, vi posso assicurare che queste non sono cose che si possono vedere e tutti quanti possano capire. È chiaro che l'ufologo italiano di questo non sa niente, è per questo che poi spara dei giudizi così, e poverini anche quelli del CICAP, del centro di quelli che studiano le affermazioni sul paranormale. Io gli dissi, invece di studiare le affermazioni sul paranormale, perché non studiate il paranormale, che mi sembra già meglio. Senti una cosa, a me mi hai fatto venire una voglia, ma la voglia, no, nel senso, cioè, se tu una prossima volta venissi qua, perché quanto tempo ci vuole per un'ipnosi regressiva? Con i mezzi che abbiamo ora a disposizione è un soggetto buono, in ipnosi ci si va in 40 secondi. 40? Secondi. E quanto dura poi tutto il fatto? Dipende dal problema che noi dobbiamo esaminare. Comunque, ecco, diciamo che ci sarebbe lo spazio, ecco, per farne una proprio. Sì, diventa una cosa spettacolare. No, Brian Weiss. No, Corrado, non voglio fare spettacolo, voglio dare una dimostrazione. Perché chiaramente a parole siamo bravi tutti. Certo. O no? Ecco. Certo. Quindi a un certo punto, se io un giorno, se si potesse, ecco, trovare anche il soggetto giusto, ci penseremo. Io già te lo lancio questo discorso, perché è bello dire le cose, ma anche farle vedere, dimostrarle, perché la gente sennò poi dice questo è tutto brullo. Tra l'altro, tu lavori in università, hai avuto dei problemi per questa tua passione, questo tuo studio ufologico? Sì, certo che ho avuto dei problemi, ho un po' anche sacrificato la mia carriera, ma ho pensato che questo problema, che è un problema dell'umanità, fosse più importante di tutte le carriere di questo mondo. Quindi, d'altra parte, io ho sempre una cinquantina di pubblicazioni sul Chemical Society inglese, di chimica, quindi nessuno mi può dire che io non sono, io voglio dire, ho tenuto più corsi io nel Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e alle Scienze Biologiche che qualsiasi altro ricercatore in Europa. Quindi dal punto di vista tecnico e scientifico si attaccano male a me, però chiaramente l'idea che io potessi dire delle cose, il problema è che l'università italiana oggi non è più piena di scienziati, è piena di scientisti, cioè di persone che fanno la politica della scienza, ma con la scienza non hanno niente a che fare, persone che hanno vinto concorsi truccati, noi abbiamo 2 o 3 associati che non hanno mai tenuto una provetta di etere in mano, che ora insegnano chimica organica agli studenti, c'ho un cattedratico che non ha saputo scrivere la formula dell'acetone, che non trovava il carbonio sulla tabella periodica degli elementi. Questi a chimica, non ci venite a chimica da noi, andate da un'altra parte, ma tanto è uguale così ormai dappertutto. Allora che volete che me ne freghi a me del giudizio di una persona del genere? È come chiedere alla Levi Montalcini, come gli hanno chiesto i giornalisti, se il prossimo anno andranno di moda le minigonne. Alla Montalcini glielo chiedi, dice sì, ma questo è un premio Nobel. Corrado, siamo arrivati al termine, sei stato esauriente, ma sicuramente tante altre cose avresti da dire e da mostrarci. Per cui io mi lascio uno spazio futuro con te ancora per una dimostrazione di quel tipo là. Ti ringrazio per essere venuto qua. A voi. Sono sicuro che sei piaciuto molto ai nostri tele italiani e pubblicità.